professore. Quanti pacchi, eh? Grazie. Guardi. Sempre acquisti lei. Guardi quanto è carino. Oh, che meraviglia. L'ho comprato per lei. Per me? No, grazie. No, non per lei, lei mia moglie. Ah, per la signora. Sì. Oggi fanno 10 anni di matrimonio. Come? 10 anni. Pesano, eh? Che pesano? No. Che pesano? Io sono un marito felice. Non lo metto felice. In dubbio. Ecco, appunto, il professor Peppino Castagnano è un marito molto felice. D'altronde, con una moglie così, chi non lo sarebbe? Infatti, Amalia Castagnano, come potete constatare, non è soltanto una bella donna, ma è davvero quel che si dice un angelo del focolare. Così, quasi come nelle favole, Peppino ed Amalia vivono felici e contenti da 10 anni. 10 anni senza la minima nube. 10 anni di felicità mai offuscata dalle crisi banali e tradizionali che turbano i matrimoni, le famose crisi del 5º, del 7º e del 9º anno. Una felicità così radiosa non dovrebbe essere turbata da nessun'ombra. Invece, per essere precisi, un'ombra c'è. Piccola, tenuissima, insignificante, ma l'ombra c'è. Eccola, rappresentata da questo ritratto. Il ritratto del primo marito di Amalia che morì nella campagna di Russia 20 anni fa. Il fu Antonio di Cosimo. Ma cos'è questo? Lietta cara, ti ho regalato l'orologetto che tu aspettavi da tanto tempo. Grazie, molte adesso grazie. Lo fai tu a me un regalo. Ma Peppino, ti pare che me lo devi ricordare? L'ho già preso il pullover, caro. No, cara, no, non intendevo il pullover. Tu sei sempre tanto carina con me. Ma vedi, leviamola la buon'anima di lì. Leviamola. Uffa. Uffa, uffa. Ma quello o mangio, o bevo, o leggo, o c'è gente qua dentro che mi guarda sempre. Mi sta sullo stomaco. È una spada di Damocle, via. Ma Peppino, caro, questa è una tua fissazione. Antonio era così buono, così mite, così tranquillo. È una mania, Peppino. Va bene, ma è sempre un morto. E allora, morto per morto, mettiamoci una natura morta. Ecco, un bel quadro. Guarda, guarda, guarda com'è bello, guarda. Cos'è? Vedi? Una ragazza. Ti piace? È morta, ma sembra viva. Ma mettiamo questo giù. Ma Peppino, caro, tu non sai che io lo tenevo qua per scaramanzia, caro. Io ho l'impressione che se lo levo mi succede qualcosa, caro. Lietta cara, ma l'hai detto tu stessa che Antonio da vivo era buono. E se era buono da vivo, figuriamoci da morto. Leviamolo. Leviamolo giù. Va bene. Guarda, sul tavolo c'è la torta. Mettila nel frigidere, se no va male. Vai. Procede. Prassede! Ma dove vai? Prassede! Brava, sempre attaccata al telefono tu, eh? Mi scusi, signore, il mio fidanzato mi telefona quando va può. Va bene, vai, il signore ti chiama, sbrigati. Pronto? Ma no, calmati. Stavo parlando con la signora. Prassede, vieni un momento. Eccomi, vengo. Pronto? Chi c'è lì? Uffa, ora ricominci. Sì, ricomincio, perché tu mi devi dire chi stavi. Ho sentito la voce di un uomo vicino a te. Chi è? E piantala con ste gelosie cretine. È il padrone, vuoi che lo cacci da casa sua? Ma prosedi, ma cosa fai? Dormi? Dormi? Ma allora stai a letto. E che fa il padrone in camera tua? Ma che dici, Ninuccio? Il padrone grida che dormo perché sto al telefono. Adesso devo andare di là. Io dico questo perché ti amo. E vabbè. E tu mi ami? Ma certo che ti amo. Ciao. Adesso te ne vai, cocco bello. Hai finito? Mi scusi, professore. Metti questo in qualche posto. E dove? Per adesso mettilo in cantina. Poi piano piano, l'allontani una volta qua, una volta là, finché lo fai finire la spazzatura. Va presto, bene. Muoviti e non farti vedere la mia moglie. Oh, mi sono levato un peso dallo stomaco. Quella iettatura in casa. Compagna, mi permette? Mi dispiace, buon uomo, ma non ho spiccioli per l'elemosina. E se ripassa domani, le do pure gli avanzi della cena, eh? Come ti permetti? So di cuore che non sei altro. Che se non ti pido l'elemosina io, l'avanzo della cena, guardami. Beh, veramente, vestito così. E cosa c'entra vestito così? L'abito non fa il monaco. Io con questo vestito ci ho fatto tutta la campagna di Russia. Dico Russia! Sotto questo vestito c'è un eroe. Anche se sono stracciato, non sono uno straccione, hai capito? Io sono un regice!
Io sono un reduce, che si sappia. Ma insomma, mi faccia il piacere, se ne vada. Non ho tempo da perdere io. C'è la casa piena di invitati. Ah, sì, bravi. Invitate gli invitati senza che io sappia niente, vero? Ma chi gliene importa a lei? È il padrone di casa, forse? Si capisce che sono il padrone di casa. Questa è casa De Cosimo. Il De Cosimo sono io, no? No, è casa Castagnano. Castagnano? Castagnano! E chi è questo Castagnano? È il padrone, no? Allora mia moglie non abita più qui. E già, sono passati 20 anni. Avrà venduto. I Castagnani nel frattempo con la borsellina hanno fatto soldi e hanno comprato. Infatti è tutto rinnovato, tutto verniciato. Senta, mi faccio il piacere, se ne vada, se no mi fa passare dei guai a me. Sì, me ne vado così, me ne andavo. Io voglio sapere mia moglie che fine ha fatto. Fammi parlare con un castagnaro qualunque. E va bene, intanto entri qui. Qui dentro? Sì. Ci sono castagni. Ma che castagni? Entri, su. Ma cosa avete? Avete strette le porte? Cosa avete fatto? E lo spingere, non spingere. Ma che succede qui dentro? Cosa da pazzi? Qui c'è un manicomio. Ma no, qui ci deve essere un abusivo, qui c'è un abusivo. Io certe cose è questa porcheria, che questi libri, libracci, a che cosa servono? Qui c'è una dispensa, ce l'ho messa in una bella dispensa, con dei prosciutti dentro che erano un capolavoro, prosciutti di montagna che solo l'odore ti ubriacava. Ogni prosciutto mi costava un occhio, 1000 lire il cada uno, 1000 lire il cada uno, capisci? Lo stipendio di un impiegato. 1000 lire il cada uno, senza contare poi tutti gli altri aggeggi di Vettovaglia, caciocavalli, pasta, pastina, riso, fagioli, ceci, lenticchia, salsicce, ogni salsiccia era così erano gli salsicce. Me lo dico dove avete messo questa roba, voglio sapere esico dove avete messo tutta questa roba. Io non l'ho vista, ma quando l'ha messa? Come l'ho messa? Che sarà adesso? A luglio del 40, nel 40, nel 40. Ah, 20 anni fa, io non ero ancora nata. No, ma adesso stia buono, vada a dirlo alla signora, stia buono. Capisci, ha rovinato tutto. Questo è tutto colpa del progresso. Io l'ho fatto accomodare in studio. È tutto stracciato, è anche un po' scemo. Ha insistito tanto, ha detto che vuole parlare con qualcuno. Ma sarà un disoccupato che manda padre Ignazio? Non lo so. Va bene, vado a parlarci io, non disturbare il professore. Amalia! Amalia bella, sposa fedele. Antonio, sei proprio tu? Sì, in pelle e ossa come vedi, reduce. Sei tornato. Amalia mia, Amalia bella. Non svenire, Amalia, su, cocca. Oddio, mi sento svenire anch'io. Avvocato, voi perdonerete lo scatto di poco fa, ma io, oltre a essere italiano, io sono meridionale e sono geloso. Beh, con una moglie del genere lei è più che giustificato. Avvocato, ripeto, guai se sapessi che altre braccia la sfiorano, che altre mani la toccano. Io sarei capace di qualunque cosa, anche di ammazzare. Beh, esageriamo, avvocato. Io ammazzerei. Amalia, uccia mia, su, rinvieni, Amalia mia, vado a prendere i sali. No. L'aceto? No, non mi serve. No. No, non mi serve, stai qui. Allora non sei morto? No. Ma come mai non sei morto? Già, e che ne so? Ma Amalia, sembra che ti dispiace. Oh no, che c'entra? Solo che, capisci, io mi trovo di fronte a un fatto straordinario. Lo so. È un miracolo. L'hai detto, è un miracolo. Tu per 20 anni non hai dato più notizie. Capirai, la posta in Russia funziona male. Capisci, tutta quella neve, i postini quando camminano vanno piano e stanno attenti perché si scivola, un postino c'è morto. Già, e tutti qui hanno creduto morto te. Sì, e invece io sono vivo, vivissimo, dalla testa ai piedi, non sono stato mai così vivo come adesso, Amalia mia, dopo tanto tempo. Antonio, non ora. E quando? Non so, più tardi. Sono 20 anni che aspetto questo momento, 20 lunghissimi anni, capisci? Se tu mi avessi visto quando stavo nella giungla siberiana, io pensavo sempre a te, sai? Sì, e dicevo tra me e me, verrà quel giorno, cioè verrà quella notte in cui io mi potrò riscaldare vicino a Mariuccia mia. Ma c'ho freddo. Oh, Antonio, poveretto, mi dispiace, ma capisci, adesso non è il momento. Non è il momento, la casa è piena di gente, potrebbe venire qualcuno. Oddio, Antonio. Amalia. Senti, in 20 anni sono cambiate tante cose. Infatti noto alcuni notevoli cambiamenti. Anzi, a proposito, Amalia, la compagna cameriera mi ha detto che qui c'è un nuovo padrone di casa. Ecco, appunto. Uno che vende le castagne. Come? Un castagnaro. Ma
Chi Castagnano? Beh, vabbè, siamo lì con Castagnano, siamo lì. Senti, Antonio. Cara, dimmi. Stai calmo. Sì, sto calmo, dimmi. Ecco, dimmi. Io ti devo dire una cosa. Dimmela. Ti devo dire una cosa, capisci? Ho capito, non me la dire. Tu vuoi dire che hai fittato l'appartamento perché? Perché avevi bisogno, hai fatto benissimo. Hai tutte le donne dovrebbero fare così. Oh, dimmi un po', e questo Castagnaro? E questo qui? Quello lì? Eh? Ma quello è Giuseppe Verdi. Ah già, è vero, che stupido. Giuseppe Verdi, mi sembrava una faccia conosciuta però. Antonio, ti pare il momento di scherzare? Hai ragione, scusa tanto. Oh, la testa. Scusa tanto, ma cosa vuoi? Io c'ho il cervello congelato, c'ho... Capirai, in Russia la neve mi viene così, casca dall'alto, in testa così, tic, sai, Antonio, dai. Antonio, di questo parleremo poco, sì, vabbè, bisogna sì. Essere soli. Soli, è quello che io anelo, caccia via tutti. Sì, io vado a cacciare via tutti, sì. Però tu rimani qua. Sì. E non ti muovi. Non mi muovo. Stai buono. Neanche se mi ammazzano. Sì, sto qua, aspetto qua. Ma perché devo aspettare qua? Io non capisco. Ormai ho ritrovato la mia casa. Sono stanco morto. Vengo dalla Siberia a piedi. E chi è? Carrera. Adesso vado in camera da letto e mi sdraio lungo. Ma sì. Accidenti alla morte, che bisogna la faccia di allargare. Peppino, bisogna mandare via gli ospiti. Che succede? No, niente, non succede niente. Beh, insomma, te lo dirò dopo. Adesso mandali via, ti prego. Ho capito. Dobbiamo rimanere vuoi soli. Vuoi restare sola con me? Hai ragione, sì. È la nostra festa e ce la dobbiamo godere. Signori, scusate, io vi ringrazio d'essere intervenuti in questa festicciola. Ringrazio a tutti, ma a mia moglie Lietta un po' la confusione della giornata. Non si sente bene, vorrebbe andare a letto. Va bene. Buonasera, siamo solo gli scontrini, Grazie. Molti cambiamenti, Camera da letto stile ungherese. Bellissimo. Ah, le parfum. Ecco. Mamma mia. Ma che è una bestia? Da dove entra? Come puzza? Ma puzza, no. Ma come si permette? Chi è lei? Come da dove entrate? Chi l'ha fatta entrare? Cos'è un ladro? Chi è lei? Che cosa? Ma che cosa fate sul mio letto? Via! Io sono nel mio piano diritto, ha capito? Sul mio piano diritto. No, sono io nel mio piano diritto, via! No, sono io, lei mi deve dire chi è lei. Ah, sì, sono io che devo dire chi sono io, è lei che deve dire lei chi è lei. È lei che mi deve dire chi è lei, ha capito? È la voce, la voce, io sono un eroe, si informa. Ma chi è eroe? Ma che sei capitato? Ma se io chiamo la polizia, faccio via, ma chi è? Vi spiego tutto, vi spiego. Ma chi è questo? Amalia, mi deve dire chi è questo intruso. Intruso, questo straccione, chi è? Straccione a me. Saccio io puzzo. Peppino, non è ti un prego, Peppino, calma. Ma lo sai chi sono io? Peppino, ti prego, calma. Peppino, Nietta, Peppino. Ah, bravi. Siamo ai vecchiativi, Mi dici tu chi è questo Peppino? Sì, te lo dico subito. Sì. Senti. Allora, parla, chi è? Beh, io sono in ansia. Quando tu sei partito? Beh. Allora, quando sono partito? È venuto lui. Scusami, Amalia. Se io... ho fatto un cattivo pensiero. Anche tu, scusami. Perdonami. Ma che vuole qui? Salvi le braccia. A chi? Io sono tuo padre. Chi? Tu mi fai schifo. Faccio schifo io. Non mi toccare, ma va che ti vede la guerra, fa schifo. Antonio. Questa è l'educazione che gli ha insegnato questo cretino. Antonio, ti prego, Antonio, ma. Ti rinchiudo, sai, ti rinchiudo. Ma dove mi rinchiudo? Ma come vuoi pensare una cosa simile? Dimmi. Come può lui essere mio figlio, Antonio? È quello che pensavo anch'io. Questo è un vecchio rimbambito. Dico così. Ma insomma. Ma lo vuoi dire chi è questo? Peppino, ti prego, guardalo. Guardalo in faccia, fatti vedere. Non lo riconosci? Aspetta. Oh, il morto! Il morto? L'uomo siberiano! L'uomo siberiano? Oh, l'uomo della neve! Quale uomo della neve? Io sono vivo, vivissimo, stravivo! Me lo dici chi è questo iettatore? Parla, Verdinci! Ce la faccio un macello! Mi faccio venire in mente la mischia della steppa! Antonio, tutti ti hanno creduto morto da 20 anni. C'era persino il tuo nome sulla lapide dei caduti. Ah sì, ma io domani lo casso. Sì. Ma io nel frattempo... Nel frattempo che cosa? Amalia, parla, Verdinci! Io sto sulle spine! Questo è il mio nuovo marito. No, questo... Marito, sì. Amalia. Sì.
Ma tu sei impazzita? No. Alecci. Sì. Questo qui. Sì. Ma allora tu sei una biga. No. Questa è una biga. Ma che... Questa è una biga! Ma che dici? Che biga? Ma che biga? Ma è biga? Sei zitto tu, disgraziato. Approfitti della moglie degli altri, di un combattente che pugna in piedi sulla steppa della Siberia. No, combattente! Sciagallo! Chi è sciagallo? Sciagallo iena! Chi è una iena? Levatemelo da sotto! Levatemelo davanti che io me lo mangio! Io lo maciollo! Avanti, Saloi, all'assalto! Sei tu, Antonio, fai vedere chi sei! Oddio, aiuto! Vieni qui. Signora, ma che succede? Non ti inficiare, telefoni immediatamente all'avvocato Vacchi, che venga qui subito. Va bene.